Comunque poi devo dire una cosa, praticamente ieri ho riaperto The Sims, quello che mi sono creato tipo 2 anni fa, e c'era il nome, cioè praticamente avevo fatto fare la coppia The Sims, cioè tipo eravamo io e Cristiano come coppia, e praticamente nostro figlio l'avevo chiamato Francesco su The Sims 2 anni fa, cioè vabbè, assurdo. Ciao. Faccio così. Fai che sta cosa andando a metà. Ma dai! Scusa. Ah. T'è a posto tu? Non mi vedo niente. Che stai facendo? Ah, poi vieni che devo dirti una cosa. Ma perché le partite così non è mai nulla di buono. Dai, vieni. Vuoi mangiare? Ora vediamo, andate in un attimo. Sono buone, se vuoi che tu lo non c'è. Non c'è. Dai, devo parlarti solo di una cosa, perché sono messa a letto perché il letto è comodo. Mi è tutto fuffu. Sto vedendo dal letto. Niente. Ma allora, onestamente, boh, non so se dirtelo adesso tra un 4 mesi, 4 mesi e mezzo, non lo so così. Ma è una cosa veloce, ho fame. No, è una cosa abbastanza veloce. Cioè nel senso non è che è una cosa che ruba tanto tempo. Ah, oh, che comodo il letto. Niente. Però... mi stai ascoltando? Sì, sì. Niente, allora, cioè, vuoi che te lo dica adesso o fra 4 mesi? Che? Perché mi guardi così? Cosa vuoi dire? 4 mesi? Dimmi adesso, cosa mi devi dire? Ma perché stai facendo così, po'? Perché già mi rispondi acido. Niente, vabbè, 4 mesi. No, no, no. Perché, cioè, ombra, però, giù. Adesso, niente, dopo si gioca. Vabbè, allora vuoi che te lo dica adesso? Dimmi adesso. Me addirittura, non so, vuoi fare il ripostino pomeridiano? Stanco, dimmi. Vai. Non so neanche come iniziare a dirtelo onestamente, perché mi distrugge questa. Amore, non mi prendo per il culo, se devi dire dai. Ti sto prendendo. Vai diretta, che poi fai sentire l'ansia di me. Ti sto prendendo. Allora sì, cosa devi dire? Secondo te ti prendo in giro? Allora dimmi, trovare, non so se dirtelo fra 4 mesi. Ora che hai parlato con 10 ore, però muoviti. Ma mi devi far rimanere qua una cosa. Al 99% il figlio non è tuo. Vabbè, sì, io sono il tuo padre. Così che sei tu? Ah, dai, Daria, perché gli sei stronzate. No, che li sono stati. Dai, allora. Non è una cosa bella da dire, vuoi dirti, non la dici per questa faccina, dai, così. Rido per non piangere, veramente, non sto scherzando, carino, sto scherzando. Mm-hmm. Non sto scherzando. Padre eterno, l'ha messo incinta. Non sto scherzando, ti ho tradito. E non so se il figlio è tuo. Giura su Francesco. Non si giura su queste cose, ma che c'entra poi? Giurare o non giurare? Credi alla mia parola? Guardami negli occhi. Credi alla mia parola? Guardami negli occhi. Credi la mia parola? No. Perché no? E di chi dovrebbe essere, scusa? A te questo non importa, perché io con questa persona ci ho chiuso. Parli. Sì, ci ho chiuso una settimana fa, tipo. Guarda, potevi inventarti a essere un po' più delineata, cioè, vabbè, ok, ci ho chiuso una settimana fa. Ci ho chiuso una settimana fa, perché non era corretto. E comunque io all'inizio non volevo neanche dirtela questa cosa, perché ovviamente mi dispiace questa situazione, però è stata una cosa che onestamente non mi so spiegare, quindi essendo che ora non ho certezza al 100%, quando il bambino nascerà faremo la prova del DNA per vedere se combacia con il tuo, cioè se sei il padre. Che ombra, uno torna da lavoro, a casa, tranquillo, con la fame in pancia, senti dire che il padre è un altro. Gli ha dato culo, che ti ha preso in giro perché non li vede mai nella vita. Non è una presa in giro, sono seria, veramente. Dai, veramente, non ho voglia di scherzare, sono stanco. Ho tanto da fare, pizzarmi la giornata perché però sei investi in questo telefono. Non sto scherzando. Dammi una prova. Che secondo te tengo le prove sul telefono? Dammi una prova. Ma una prova di cosa? Ti sto dicendo, appena nasce Francesco gli facciamo la prova del DNA e vedi se tu sei il padre. Ma stai dicendo sul serio? Sì. E tu mi hai fatto fare il trasloco, mi riuscito a buttare i sangue, buttare i mobili, destra e sinistra, solditati, per poi dirmi questo. Cioè tu da bissa sta a casa, quale cosa dovrei fare? Io me ne dovrei andare e tu hai la casa bissata? Che c'è la casa bissata? Io comunque non voglio rimanere qua. Abbiamo detto nei social, no? Papà e mamma, Francesco. Cioè tu in questo momento io qualcosa dovrei pensare. Ma infatti vabbè, i social non gli diciamo niente. Ah, ho capito. E tu mettiti nei miei panni. La felicità comunque di diventare e padre tu? E tu mi stai dicendo veramente che non è forse. Scusa, forse non puoi fare non finta mio. Di niente. Ah, faccio finta. Puoi di finta che è tuo figlio. Certo, ma io metto in cinta un altro, tu finta di niente. Va bene? Ma tu non puoi rimanere comunque a stare con me e fare finta di niente. Vabbè.
su questa cosa, perché sennò poi tutti quanti parlano eccetera. Gli errori nella vita si pagano. E non li dici tutti quanti. A me ormai il gioco è fatto, che devo fare? Certo, io sono un bambino. Però ancora sempre rimane sicuro al 100%, ma al 99%, c'è ancora quell'1% che è comunque. Cioè sia tuo quell'1%. Quindi sei proprio sicura? Sei proprio divertita a. Non è perché in mente. Dove vai? Dove vai? Fai un po'. Cri! Non si ragiona così. Cree! Madonna, la testa mi sta girando, mi sono alzata veloce. Cree, vieni qua. Cree! Ehi! Cree! Posso sapere soltanto una cosa? Per quale motivo l'hai fatto? Almeno solo una spiegazione. Perché in questo momento c'ho io il mondo che mi sta crollando addosso. Che c'è la probabilità che io non sono veramente papà. La felicità, maglietta, la Juve, Francesco di qua, Francesco di là, completini, vestiti. Mi sta cadendo il mondo addosso. Quindi devi soltanto dire per quale motivo l'hai fatto. Se ti mancava qualcosa, se c'era qualcosa che non ti stavo dando, se c'era l'attenzione che ti ma io non credo proprio, perché ho sempre fatto di tutto. Dammi una spiegazione, perché io veramente così non ti capisco. Perché ho versare lacrime inutilmente per giorni per una persona che fa una cosa del genere, non ci voglio stare. Perché stai piangendo? Se tu sai di non essere più mamma, che fai? Non ti metti a piangere? Perché stai piangendo? Scusami. Dai, se mi stai prendendo per il culo, dimmelo adesso per piacere. Dimmi che mi stai dando in giro. Dimmi che mi stai dando in giro. Occhio! Oh, mi te la posso dire una cosa? Ti odio quasi, mica ti ho detto che è uno scherzo. No, sto scherzando. Ma te la posso dire una cosa? Ma si vede che sei proprio ciecato. Ma gli occhiali, le lenti a contatto non le usi più? Ah, ascoltami. Ah, ti ascolti? Ah, le lenti a contatto non le utilizzi più? Guarda che ho nascosto la webcam dietro il nostro quadro. Non voglio farmi vedere, minchia, dai. Ma perché ti vengono stelle del cazzo? Perché tu la mattina vai al lavoro e io non ho niente da fare. Ho capito, ma non mi va di farmi vedere in questo modo. Prendi del cazzo. Mi piace prendere te o ti voglio abbracciare? Vuoi abbracciare Francesco? Francesco. Ma tu sei ACS ora. Tanto io lo voglio fare adesso il test di paternità, anche se stai scherzando. Adesso sei scemo. Adesso ho il dubbio. Ma tu sei scemo proprio. Andiamo a mangiare adesso che ho fame. Prendimi quella webcam. A webcam. Come si chiama? Videocamera? Voglio farmi vedere una carina. Dai, mi è riuscito. Vero Francesco? Dai. Apri. Ah, dai, Cri, aprimi. Apri. Vedere gli occhi. No. Dai. No, non mi va di farmi vedere che piango. Dai. No. Perché piangi? Perché ti odio. Vieni qua. Cosa stai facendo? Ma non lo pubblico. Perché? Ma che vuole far vedere che piango? Ma dai, madonna mia, come fai? Per un po' di lacrime. E per uno scherzo. Me ne fai tanti tu. Chiudo il canale, ragazzi. Anzi, mi lascio con Davide. Tanto questo video non uscirà mai. No. Col cazzo, no, lo monti.